appena si insiede il nuovo Ma presidente. prima che mi risponde, io Prego. intendo che Cioffetti ci aveva fatto delle promesse su Frescati che è chiuso l'ospedale. Veramente l'ospedale di Frascati non è chiuso, non so Hanno chiuso altri se. reparti, ci hanno chiuso Monte Rocca Priora ed altre Beh, guarda, strutture. allora, prima cosa, il nuovo presidente si deve far carico di nominare l'assessore alla sanità, che non c'è stato perché l'ha preso in carico il presidente Polverini. La questione degli ospedali parte da lontano, parte con la cartolarizzazione, no? Giunta Marrazzo, mi sembra. E poi chiaro, c'è stata una razionalizzazione delle spese, quindi alcuni reparti li hanno dovuti chiudere. Non solo per gli ospedali, ma anche per le cliniche in convenzione, perché noi qui nella zona Castelli Romani abbiamo un problema, e quello è un problema serio, per le cliniche in RSA. L'onorevole Pichetti ha sottolineato il problema degli anziani, e io pure ho avuto un'esperienza con il mio genitore in RSA, e è stata una cosa drammatica. Adesso Belletti, no, Belletti, Montecompatri e Rocca di Papa lo stanno chiudendo. Io non so qual è la ricetta. Una cosa è certa, che quando si parla di sanità non esiste un colore politico. Bisogna mettersi intorno a un tavolo le persone di buona volontà, perché adesso, cari signori, serve la buona volontà, non dire tu hai fatto, io ho fatto, quell'altro si è rubato. Basta, basta, la gente vuole fatti concreti. Che le decisioni li prenda il centro-destra, il centro-sinistra, le mettiamo insieme, insieme si costruisce, non in una sola parte, insieme.